Buongiorno, buongiorno a tutti. È proprio il giorno dopo, le emozioni del giorno dopo, le sensazioni sono quelle che vi vogliamo raccontare insieme al gradito ospite che è qui con noi, Sergio Nuvoli, che dirige il settimanale diocesano della diocesi di Cagliari, dell'arcidiocesi di Cagliari, Il Portico. Allora, brevemente, prima vi descrivo un po' anche quello che abbiamo visto qui a Cagliari, una città tornata in qualche modo alla normalità, a quello che ovviamente si vede, strade trafficate, un normale lunedì di lavoro, di impegni vari, di scolastici per i giovani, eccetera, eccetera. E dunque le transenne sono ancora disposte lungo diverse strade, chiaramente ci vuole tempo per rimuovere un po' tutto quello che era stato predisposto, così pure gli allestimenti maggiori. Noi ci troviamo qui a Bonaria, esattamente, che vedete sul mio sfondo, la Basilica di Bonaria, santuario, che è stata teatro della celebrazione più bella, più affollata, la messa della domenica mattina delle 10:30, poi c'è anche Largo Carlo Felice, il teatro dell'incontro con i lavoratori e con i giovani, che ha aperto e chiuso questa bella domenica di Cagliari insieme a Papa Francesco. Impressioni veramente belle. Io ho vissuto davvero in piazza tutti i momenti, specialmente questi due, a Largo Carlo Felice, oltre che Bonaria. Ho avuto un'impressione, se posso raccontare anche un'impressione personale, quella cioè che la gente avrebbe ascoltato anche discorsi ben più lunghi di quelli che ha fatto il Papa, che a un certo punto ha detto, parlando ai giovani, forse sono un po' lungo, ma l'impressione non era assolutamente quella, perché io ho visto le attenzioni della gente proprio in qualche modo calamitate da Papa Francesco. Ma veniamo a Sergio, perché vogliamo anche sentire la voce di un cagliaritano che ci racconta questa giornata. Anzitutto partiamo da un dettaglio che però forse è significativo per voi sardi. Sono state accolte con favore, con piacere, delle espressioni che il Papa ha avuto in sardo, nella lingua appunto di questa regione, che mi dicevi sono dialetti un po' diversi, però ci sono dei tratti unificanti, per cui possiamo anche parlare di una lingua. Sì, uno degli aspetti che certamente ha colpito i cagliaritani, ma che fa un po' parte della storia del rapporto di questa città e di quest'isola con i papi, è l'utilizzo nei discorsi di alcune brevi espressioni di saluto e di augurio da parte dei pontefici che sono venuti a Cagliari. Lo fece già Benedetto XVI nel 2008, l'ha ripetuto Papa Francesco nella giornata di ieri, quasi a sottolineare una capacità del pontefice che personalmente mi impressiona, e cioè la capacità di creare un rapporto immediatamente diretto, senza filtri, con la persona che ha davanti, e che dice della sua profonda capacità di immedesimazione con l'interlocutore. Diciamo, soprattutto veniamo all'incontro della mattina con il mondo del lavoro, era molto presto, forse gli appuntamenti più affollati sono stati quelli poi del pomeriggio, però lì veramente l'empatia si è sentita subito, quando il Papa ha accantonato i fogli, ha parlato a braccio, ha citato la sua esperienza personale di figlio di emigranti. Ma cosa significa per voi sardi il fatto che il tema del lavoro è stato ricorrente, è stato il filo conduttore dell'intera giornata, e soprattutto oggi, dopo questa esperienza, aver ricevuto il Papa, aver ascoltato quelle parole, concretamente cosa può cambiare, a iniziare da dove? La nostra è un'isola che fa i conti non da ieri, ma ormai da tanti anni, con la piaga della disoccupazione, con la piaga della povertà, soprattutto nelle famiglie, con la piaga della dispersione scolastica. Per questo le parole del Papa sono state di profondo incoraggiamento, a partire dal mattino, dall'incontro con i lavoratori, che nelle intenzioni della diocesi, dell'arcivescovo, ha voluto avere un fortissimo valore simbolico. Tra l'altro Monsignor Miglio ha rivelato che in particolare i due momenti degli incontri con i lavoratori e dell'incontro pomeridiano con i giovani sono stati espressamente chiesti dal Santo Padre. L'isola è allo stremo, le fabbriche rimaste in piedi chiudono, le persone fanno i conti con uno stipendio che non c'è più. In questo senso io credo che, come dicevo prima, la capacità di immedesimarsi con chi ha davanti
del Papa ieri abbia veramente sfondato qualunque tipo di barriera. La sua capacità di lasciare da parte i fogli preparati per parlare a braccio con i lavoratori, partendo dalla sua esperienza personale di figlio di emigrati in Argentina, lui che in un libro si definisce tra l'altro il più italiano dei suoi fratelli perché è cresciuto dai nonni in Argentina e quindi anche da quella nonna Rosa Bergoglio che arrivò a Buenos Aires con i soldi raccolti dalla vendita delle cose che avevano in Italia nascoste nel bavero del cappotto, ecco, ha saputo toccare da subito il cuore dei sardi abbandonando appunto i fogli scritti, i fogli preparati con le tre indicazioni che pure avrebbe lasciato all'arcivescovo per fare un discorso che è andato veramente in profondità e che poi è stato ritoccato durante l'omelia, sempre sulla necessità del lavoro, e poi ha ripreso ancora nell'incontro con la facoltà teologica. È significativo, assolutamente significativo, che come aveva già fatto la sera della sua elezione, ha voluto pregare con i lavoratori, ha chiesto al Signore, anche a nome loro, lavoro, lavoro, lavoro. Questa, allora, così è stata, si è creata l'empatia, ce lo dice un cagliaritano, l'empatia che avete tutti in qualche modo sentito, respirato. Se ci sono domande da studio, noi siamo qui, allora. Che hai vissuto per TV 2000 questa giornata così intensa, così significativa per la Sardegna. Ecco, già per un'isola come quella sarda sarebbe stata una gioia la semplice visita del Papa. Ecco, è stato qualcosa di più, perché il voler cominciare dal mondo del lavoro significa toccare proprio le corde di un problema, di una ferita che la Sardegna sente come propria. Ecco, questa visita è servita, secondo te, il giorno dopo a dare quella speranza? Hanno sentito davvero il Papa toccare questa loro ferita? Mi chiedono se secondo te il Papa ha toccato veramente questa ferita, come vi siete sentiti? Voglio che mi racconti un po' le sensazioni di oggi, del giorno dopo. Ma la sensazione è di chi si sente comunque incoraggiato, chi si sente rinfrancato, dalle parole di un Papa che ha detto chiaro e tondo di aver conosciuto alcune delle dimensioni che i sardi vivono sulla propria pelle e di chi in qualche modo è pronto a ripartire, partendo anche dal discorso, dalle parole che lui ha pronunciato davanti al mondo della cultura ieri sera, l'incontro probabilmente più raccolto, in cui ha invitato i sardi, e non solo i sardi, ma tutto il mondo, a ripartire nella costruzione di una nuova economia che non parta più dai vecchi modelli. Il Papa ieri, tra l'altro, nell'incontro con la cultura, nel pomeriggio, ha fatto una profondissima analisi dei problemi grossi aperti. Non ha parlato soltanto della guerra, ha parlato, ancora una volta si è scagliato contro l'idolo denaro, ma ha anche sottolineato temi che sono avanzatissimi nella discussione economica mondiale. Ha citato addirittura, lasciando ancora una volta i fogli da parte, la guerra dell'acqua, per esempio, un tema avanzatissimo su cui comunque anche le nostre comunità dovranno presto fare i conti. Si tratta quindi di ripartire. L'arcivescovo Miglio ieri sera, a conclusione della visita, diceva: sono dei piccoli pezzi di una nuova cultura, di una nuova economia da cui si può tutti quanti insieme ripartire. Se posso, faccio un'ultima domanda rapidamente a Sergio. Devi preparare un'edizione storica del tuo settimanale. Ci dici solo se hai in mente il titolo per la prima pagina. Non ho ancora il titolo della prima pagina, ma so come costruiremo questa edizione speciale, che ne segue alcune altre che sono state ugualmente impegnative. La costruiremo facendo qualcosa abbastanza controcorrente oggi nel mondo dell'informazione, cioè daremo più spazio alle parole del Papa che non ai commenti. Per i commenti ci sarà tempo. Intanto quello che occorre fare da oggi è riflettere, pensare e capire come nella vita di ciascuno di noi possano essere applicate le parole del Papa. Bene, allora da Cagliari è tutto, ci sentiamo.